Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova parte di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Finalmente possiamo usare il Super Saiyan 4 e dobbiamo affrontare Baby. You disappeared, huh? You've gotten bulkier since last time. Yeah, I had to pull out all the stops to beat you. A tougher enemy and a nauseating Saiyan. I'd never allow something like you to stop my plans. Your reign is over, baby. Enough! I won't allow a single Saiyan to live! Vabbè, io credo che a questo punto gli adattatori italiani stessero semplicemente facendo i cretini perché quei dialoghi non hanno il minimo senso. Comunque qua c'è da personalizzare il signorino. Ecco fatto, mi sono pure concesso di controllare quali oggetti di tipo capacità devo ancora. Non mi ricordo mai, questi sono supporto o capacità? Oh, capacità, mamma mia. Devo ancora sbloccare fino a livello 19. Mi mancano difesa, colpo 1 ovviamente, e anche colpo supremo perché come uno stupido non l'ho dato a Goku ai tempi. Però farò tutto anche nella modalità. Come si chiama la modalità in cui ci sono tutti gli obelischi di Balzar? Modalità suprema, battaglia suprema? Qualcosa del genere. Sì, qui purtroppo non abbiamo la forma base di Goku GT, quindi dobbiamo partire direttamente in Super Saiyan 4. Non c'è neanche un'animazione per la trasformazione, ovviamente, però per fortuna nel tri hanno corretto questa cosa. Qui c'è l'impeto che rimane pressoché identico, anzi, identico e basta. Comunque volevo continuare un attimo il discorso di un eventuale Super Saiyan 3 per Vegeta. È che in una guida di GT che dovrebbe essere Perfect Files, se non mi sbaglio, viene menzionato il fatto che questa forma qui di Baby dovrebbe rispecchiare il Super Saiyan 3 in un certo senso. Quindi magari potevano anche renderlo sensato a livello narrativo, oltre che collegare il tutto, ovvero far sì che Vegeta in un certo senso si ricordasse questa forma e potesse ottenere facilmente il Super Saiyan 3. Ripeto, giusto per fare un combattimento più decente con Super C17 per rendere migliori i criteri di trasformazione del Super Saiyan 4, perché se è 4 è anche giusto che serva prima a sbloccare gli altri 3. E dopo tanto tempo dovremo affrontare uno scimmione, nella storia principale ovviamente, perché qua di scimmioni abbiamo affrontati pure troppi per i miei gusti. Transformed into this hideous creature. I don't have my wits about me. Now you tell me. So this whole time you were just pretending to be a big dumb ape, huh? I thought it might be fun, but I wonder what sort of power this ape body really has. Guess we'll find out together. Qua si sono dimenticati che Vegeta non perde la ragione quando diventa grande scimmia. Tra l'altro, Baby grande scimmia dorata dovrebbe essere il gigante migliore del gioco, perlomeno così è nel terzo. In realtà è uno dei, forse l'unico gigante che sia rilevante a livello competitivo. Tutti gli altri sono
A parte che sono quelle per davvero delle copie. Cioè, non, spesso e volentieri non cambiano nemmeno le mosse finali. Invece Baby comunque già è più veloce della scimmia normale. Fa anche lui un sacco di danni. Animazioni migliori per le combo. Poi c'ha quella fiamma gigante che anche è abbastanza difficile da schivare come mossa finale. Qui parlando dello scontro, posso dire avevo una memoria un po' migliore di questo combattimento, soprattutto quando Baby diventa grande scimmia. Ci sono un sacco di momenti morti, scene un attimo discutibili. Poi ad una certa rimangono tutti e due incoscienti, che si sono colpiti con i rispettivi attacchi. Da lì in poi è tutto un po' cercare di risalire la china per Goku, che deve prima assorbire l'energia degli altri, raggiungere il... come si chiama? Com'è il nome ufficiale? Il full Super Saiyan Power, una cosa simile. Quello che una persona normale chiamerebbe Super Saiyan 4 Full Power. Insomma, un nome tutto contorto, che magari sarà corretto dal punto di vista grammaticale, però fa veramente schifo a sentirsi. Darn it! I'll never beat him at this rate! This is it! Take this, Saiyan! What is that? Ma poi cosa significa Kamehameha per 10? Per 10 rispetto a cosa? A me piace pensare che ne lanci 10 in una volta, così sarebbe abbastanza ignorante. Though it seemed Baby was finally defeated, it was a short-lived victory, as his power quickly regenerated. But with help from his friends, Goku was able to achieve the ultimate Super Saiyan 4 transformation. Powered up to the max, Goku and Baby confronted each other for the final battle. Well, is this what you wanted to see? There's no holding back now. It's time to settle this once and for all. This time, I really will kill you! That's funny. As big as you are, I thought you'd be tough. Shut up! Per fortuna ho Dokkan Battle qui tra le mani. Super Full Power Saiyan 4. Sì. Ma perché c'è Pan, madonna, così? Non mi ricordo che lei faccia qualcosa. Cioè, lei dà l'energia a Goku come tutti gli altri, però poi sta in disparte da quel che mi ricordo. Ready? E quindi questo è lo scontro finale, in cui Goku dimostra piano piano la sua superiorità e Baby non riesce più a tenere il passo. Avete capito, adattatori? Tenere il passo, non con questo ritmo non riuscirò a batterlo. Che significa? Che ritmo? Stanno ballando? Vabbè, non faccio la super mossa perché sapete, fin quando si tratta di mosse che vengono utilizzate nella storia, preferisco fare le cose per bene. Un pugno del drago adesso non avrebbe molto senso. Perché non usate il pugno del drago contro Baby? Ah, giusto, sta nel corpo di Vegeta, quindi in realtà ha senso. E infatti alla fine di questo scontro... ce la faccio a andare via? Ok. Alla fine di questo scontro... Goku taglierà, o meglio farà esplodere la coda di Baby. E a quel punto Baby, che è diventato anche egli più grande, parlo del parassita, poi non ritorna più alla forma più piccola e quindi non riesce più a stare nel corpo di Vegeta. Una cosa un po' strana, se devo dire la verità, però a quel punto... aveva perso in ogni caso. Diciamo, avevano bisogno di un espediente per farlo uscire volontariamente o forzatamente dal corpo di Vegeta. E ci sta, a quel punto la battaglia era finita. E poi, come un bel po' di nemici dei film, va a finire nel sole. Il sole è la discarica dei nemici di Goku. Ovviamente di una velocità di anni luce che nemmeno vi sto a descrivere.
Oddio, no, anni luce no. Il Sole sta a 150 milioni di chilometri, non ad anni luce. Allora, Androide Supremo. Però considerando che ci arriva in qualche secondo. Vabbè, inutile stare adesso a calcolare velocità. Quello lo fanno gli sfigati nerd che calcolano i livelli di combattimento nella vita reale. Curse you, Goku! Badly beaten by Goku, Baby discarded Vegeta's body and tried to escape. But a fierce Kamehameha blast from Goku sent him hurtling into the sun. I can't sense Baby's energy anymore. No matter how strong he was, he's not nearly as strong as the sun. All right! You did it, Grandpa! Thus, Baby's evil ambitions came to an end. However, the seed of evil can never truly be extinguished. Bene, abbiamo concluso la prima saga di GT, adesso c'è quella stranamente più lunga. Cioè, se uno gioca GT soltanto in questa modalità storia, senza aver visto l'anime, potrebbe pensare che questa saga è molto più corposa di quello che è effettivamente. Diciamo che qui ci fanno combattere anche per quelle scene che nell'anime durano 3 secondi, letteralmente. No! Vabbè, dopo vi faccio vedere. Though defeated by the Z Fighters and cast down into hell, Dr. Gero still burned for revenge. For this purpose, he has constructed a new Android 17 and sent it to fuse with the original 17 in the living world. Reborn as the ultimate Android Super 17, he now has but one objective: destroy Goku. His attacks thwarted by Super 17's ability to absorb vast quantities of energy, the battle has not gone well for Goku. But having now learned of the murder of his best friend Krillin, a mighty rage has erupted within him. E come vi ho già preannunciato, il Trunks di GT viene sostituito banalmente dal primo Trunks che vediamo, quello con la spada. Che alla fine ci sta, però a questo punto potevano mettergli tranquillamente una skin di GT, non credo che a qualcuno avrebbe dato fastidio. Certo, pane, ti utilizzerò. Ho mai utilizzato i personaggi che ho trovato in giro, forse solo per fare combattimenti secondari. Ma facciamo così, se qui c'è un combattimento secondario, la utilizzo, palle. E mi sa proprio di sì, prima ci sono i soldi, 10.000, wow, cioè non vi sprecate. E vediamo un po' chi dobbiamo, spero nessun gigante. Ah beh no, direi su misura per Pan. Anzi, direi quasi poetico che dovrà distruggere l'androide stato ucciso da suo padre. Sì, speriamo di arrivarci a quell'androide. Qui chiaramente è importante non farmi colpire da nessuna mossa finale. Ah, il colpo immagine residua, che è una delle abilità migliori del gioco da avere. Ha come controindicazione il fatto che riduce un sacco la carica d'aura. E per questo, dai, però stavo deviando le sferette. Per questo è meglio utilizzarla quando l'aura è già al massimo, così poi si può subito annullare quell'effetto. Ma da quando questi qua hanno tutta sta vita? Cioè, di solito andavano giù con due pugni. Ah, qui hanno gestito un po' male il conteggio dei danni. In pratica tutto il danno della mossa viene registrato in questi primi 3 pugni. E questo missile virtualmente non fa nulla, ma è giusto una questione visiva. Avrebbero dovuto rendere meno potente il terzo pugno e poi dare il grosso del danno al missile. Infatti nel 3 sarà così. È una cosa che succede anche nell'impeto di Goten, se ci fate caso, se non mi sbaglio, eh. Ora sto cercando un attimo di ricordare. Il primo pugno non gli fa nulla e prende tutto il danno con l'attacco finale. Non ricordo altri casi simili. No, mi ha fregato con l'animazione. Purtroppo queste animazioni che sembra vadano dal basso verso l'alto e poi invece ti colpiscono in pancia sono veramente scomode. Qui bisogna semplicemente conoscere tutte le animazioni
dei personaggi è un altro motivo per cui i personaggi già di fatto non possono essere considerati delle copie, hanno animazioni diverse e quindi sono più difficili da leggere. Ecco, ora arrivo un attimo al massimo dell'aura, così faccio così. Ma forse lei non ce l'ha l'aura, la carica dell'aura rallentata. Quella è una cosa che accade in automatico in Tenkaichi 3. Qui magari per qualche personaggio non è così. Non so nemmeno quanto dura. Per chi non lo sapesse, il colpo immagine residua ci concede un numero di teletrasporti virtualmente infinito, però per un determinato periodo di tempo, che chiaramente per i personaggi più forti come può essere Vegeta Super Saiyan dura di più. Ora non ho idea di quanto duri per Pan, mentre immagine residua normale ci concede un solo teletrasporto a prescindere. E siamo arrivati a Cell, che secondo me con una mossa mi può togliere tutta la vita che mi è rimasta. Quando me l'hanno levata quella barra? 3 pugni avrò subito. Io la uso subito col suo immagine residua. Poi spreca 2, quindi non è nemmeno troppo complicato da utilizzare. Sì, vedete, anche il contrattacco viene evaso in automatico, quindi sicuramente una delle abilità migliori che si possono avere, anche perché diciamo non sono molto variegate. Perché di fatti cosa c'è? Ci sono le onde esplosive, le mosse che ti potenziano e ti fanno andare in massima potenza, e appunto queste qui che ti fanno schivare, e mi sa poco altro. C'è una mossa particolare, può essere l'esplosione solare che fa perdere la vista al nemico. Oltre quello non mi viene in mente altro ora come ora. Ah, poi c'è il finto coraggio, ecco, quella forse è la mossa migliore in realtà, perché ci rende immuni a qualsiasi tipo di barcollamento, anche dalle mosse, anche dalle onde energetiche. Quindi per l'avversario è impossibile fare una combo vera e propria. Certo, poi i danni vengono comunque subiti tutti, però è facilissimo interrompere la combo dell'avversario perché appunto non ci può smuovere. Ed è un'armatura molto più forte di quella che hanno i giganti o Broly, perché appunto funziona anche contro le mosse. Credo anche contro le mosse supreme, comunque quelle che non hanno i filmati annessi. Però di questa cosa non sono sicuro. Ok, dovrei aver finito quasi tutto. Finiamolo con un bel impeto. Sì, ho usato un sacco di impeti, però anche per i danni che fa Pan qui ci metterei 3 ore. E soprattutto basta che mi fanno mezza mossa e mi ammazzano, e non ho voglia. Cioè, io ci stavo pensando, in realtà manca ancora un sacco alla storia. Le saghe What If durano troppo. Allora, lì nel ghiacciaio, da qui fino alla fine ci dovrebbe essere Broly e basta. Quindi non sto nemmeno a ripetervelo. Deep in the bowels of Otherworld, two evil scientists with a shared hatred for Goku formed an alliance. Together, they built a new Android 17, and their plot to kill Goku and conquer Earth had just been set in motion when... This energy, it feels the same as 18's. You're 17? I'll kill you first. What? Qui mi sa che... No, no, lo scontro lo vediamo. Dura molto poco, però lo vediamo. Stavo per dire che accade... Ah no, se non mi sbaglio, viene narrato da Trunks, che arriva a casa di Goku tutto distrutto, devastato. Oh, quanti bei ricordi quando dovevamo salvare un futuro devastato dagli androidi. Qui invece è solo il C-17 normale che ha un periodo, no. Purtroppo si è fatto soggiogare dagli influencer negli inferi, quindi adesso vedete che è tornato quello dei vecchi tempi. No, ora non mi rialzo, così non me la rifai sto impeto. Guarda comunque che maledetto. Cioè, ma aveva fatto l'impeto e poi subito l'ho utilizzato contro di me. Solo io le posso fare queste cose.
Beh, visto che in GT non lo fanno mai, mi trasformo. Cioè, veramente. Sembra che devono pagare qualcosa per trasformarsi e quindi vogliono risparmiare. Perlomeno nello scontro mi pare che Trunks si trasformi. Beh, l'onda esplosiva ce l'ho, che... forse non dovevo usarla... Ah, sfigato! Avresti voluto approfittarne, eh? Dai, che manca poco. Fortunatamente lui è uno già potenziato, parlo di Trunks, quindi non ho troppi problemi dal punto di vista dei danni. Riesco ad ucciderlo abbastanza in fretta. E io faccio sempre così. E dimentico che alcuni personaggi hanno animazioni e cariche troppo lente, quindi li prendono sempre in controtempo. Ma per ora abbiamo finito, mi sa che dopo dovremo usarlo altre volte. Trunks e pure Gohan. Gohan che in questo caso sarà quello della saga di Majin Buu. But even though his otherworldly powers were clearly superior, Trunks would not go down so easily. Why are you doing this? Revenge against Goku. Revenge for what? Tell Goku. Tell him to come here and fight us himself, if he has the guts. After sending Trunks away defeated, Android 17 went on to his next objective. Ovviamente dobbiamo saltare tutta la parte che riguarda l'inferno e anche gli scontri che avvengono sulla Terra. Ah, pensavo ci fosse... No, no, c'è sempre Pan qui. E qualcos'altro? No. Però dico anche qua, una skin per C18 GT la potevano fare, dai. Sarebbe stato carino, non credo che esista un gioco con quella skin. Come with me, 18. You killed my Krillin! I'll never come with you! Don't say I didn't warn you. You leave me with no choice. I was planning to let you live. But it looks like I'll have to kill you as well. This is for Krillin! L'unica apparizione di Krillin in GT in questo gioco è lì con la faccia per terra. Posso spezzare una lancia a favore di GT? È riuscito a rendere emozionante la 15ª morte di Krillin. Perché bisogna dirlo? Quella della saga di Majin Buu secondo me nemmeno te ne accorgi. Qui invece viene ucciso da... suo cognato praticamente, quindi c'è anche un piccolo conflitto familiare davanti a sua figlia e soprattutto la reazione di C18 secondo me è stata resa benissimo e ripeto, non è scontato rendere al meglio una morte di Krillin. Poi possiamo dire anche uno scopo nella trama, forse due scopi in realtà. Uno è quello di rendere l'intervento di C18 più personale, sì, è suo fratello quindi sarebbe personale a prescindere, ma in questo modo anche un motivo di vendicarsi. Ecco, ora però non dovrei farmi uccidere in due secondi. Ma tu guarda, ho fatto l'infame pure io. E un altro motivo è che poi costringe i nostri eroi a raccogliere nuovamente le sfere del drago che porta alla saga successiva. Fool. Oh, finalmente Vegeta può farsi mazzolare per bene, perché in GT si è solo fatto possedere da Baby finora. Ah, Mr. Satan, tu a questo punto
Non c'ha nemmeno più i capelli, quindi davvero non ti posso utilizzare, cioè, più forte di me. O ti fai pelato completamente come Krilli, oppure nada. Anche Vegeta, una skin di GT, così tanto non ha nuove forme. E il Super Saiyan 4 qui è comunque una forma separata. Potevano farlo, vabbè. He's so powerful! Success! Witness the birth of the ultimate android, Super 17! Ah, you thought your plan could succeed while Kakarot was away? You won't live long enough to see his return! Ma chi è venuta in mente l'idea di fare Super C17, di far fondere i due 17? Se ci pensate è veramente bizzarra come idea, cioè, sembra troppo a caso. In realtà capisco usare C17 nello specifico perché un personaggio che in Z è stato lasciato a metà, sappiamo soltanto che è vivo, quindi farlo ritornare ci sta, ma la trama di... di questi due scienziati che si trovano all'inferno e costruiscono C17 e come poi? Cioè questi all'inferno che... ma è come la prigione che hanno le ore d'aria che vanno in giro, parlano. Vabbè. Qui c'è Dottor Gelo che poverino non ha capito che sta qua solo per fare numero. Non alza un dito nella serie. Posso fare una critica? Nel senso che secondo me manca uno scontro. Ecco, l'ho detto, per una volta potevano aggiungere qualcosa. Dato che Janemba noi l'abbiamo affrontato al Palazzo del Supremo, pure qui potevano fare un Goku contro Cell. Ah, ma giusto, il problema è Goku bambino di GT. Qua hanno proprio cercato di eliminare ogni riferimento, perché tutti i combattimenti che lo riguardano sono stati proprio tagliati senza alcuna pietà. Sì, C17, o meglio, Super C17, scusatemi. Importante dire i nomi completi. Ma di nuovo l'abilità di assorbimento dei vecchi androidi. Che vabbè, è un concetto che viene ricicciato fuori. Non troppo ispirato, se devo essere onesto. Soprattutto perché Goku diventa un imbecille. Gli spara 3000 onde dopo che lo ha capito e giustamente lui diventa più forte. Ah, facciamo anche un saluto a Ub. Non so se è l'ultima volta che lo utilizzeremo, ma se lo dovessimo utilizzarlo di nuovo, lo avrei ufficialmente usato più volte di Guan Supremo, che rende assolutamente imperdonabile la mia scelta di non personalizzarlo in favore di quest'ultimo. Ma quanto mi ha tolto tutta sta vita? Maledetto. Ora, Ub, vediamo se puoi trasformare un androide in cioccolata. Che in realtà, come dovremmo definirlo Super C17? Perché il vecchio C17 è umano, è un cyborg. Quello nuovo è un androide, perché è totalmente meccanico. Questo Super C17, almeno nei giochi, per esempio in Dokkan, viene definito come una forma di vita artificiale, quindi tecnicamente è tutto meccanico, o è una macchina mutante, ovvero queste nuove creature introdotte in GT. Visto che c'è il Dottor Mew, credo abbia abbastanza senso. Vabbè, non ha importanza, perché ora mi ucciderà. Sto per dire ora schiatterà, però non posso mai fare le uscite ad effetto. Beccati sta. Ma tu guardalo, non vuole arrendersi fino alla fine. Cosa sta facendo? Mi sta confondendo. Beccati sto colpo, dai. Poi diventa alto 2 me. Va bene. È inciampato mentre stava cadendo, cosa molto divertente. You're all talk as usual. Honestly, I don't know why you bother. That monster! Blast it! That no good Kakarot, what's taking him so long? Ah,
Ma in realtà lo sappiamo dov'è Goku. Ho dimenticato di aggiungere che in questo scontro Vegeta ci introduce la sua nuova mossa, il Final Shine Attack. Cosa molto strana, introdurre una mossa in uno scontro in cui è totalmente senza speranze. Un altro motivo per cui avrebbero potuto farlo diventare Super Saiyan 3 e qui magari introdurre la sua abilità di... Scusate, l'abilità di Super C17 di assorbire. Che magari quel colpo sarebbe stato troppo potente. Le solite cose, no? Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Da Junkie98 è tutto. Ciao ciao.